Buongiorno, buongiorno, sta sorgendo il sole anche qui in provincia di Vicenza e noi stiamo salendo al Monte Sumano. Per la salita ho scelto il percorso più panoramico, ovvero il 462A, che dobbiamo ancora raggiungere. Stiamo facendo questa mulattiera che si può perfettamente fare in auto, ma noi l'abbiamo lasciata giù nel paesino di San Rocco per allungare un po' il dislivello, perché sennò sarebbe solo di 500 metri. Quindi arriveremo al parcheggio e imboccheremo il sentiero. Sono in compagnia della Cressy, non so se si vede. Questo è il parcheggio dove lascia la macchina la gente normale che inizia questa escursione. Ora qua sulla mia destra c'è la mulattiera che sale fino alla cima, che noi faremo al ritorno, mentre adesso andiamo a prendere il nostro sentierino. Sentiero delle Creste, 462A, Cima Sumano, 1 ora e 45. Lungo il percorso sono numerosissime le deviazioni che portano a posti di avvistamento della Grande Guerra, come questo qua. Fare un po' di attenzione perché oltre c'è il burrone, ovviamente. Già da questo punto di osservazione si può vedere il Monte Novegno, dove ho fatto il mio primo video, il Monte Priaforà, tutto il gruppo del Monte Cengio, lì la strada del Costo che sale sull'altopiano di Asiago, veramente panorama bellissimo. Ho trovato anche un camoscio, non so se si vede quella macchiolina nera. Ce la fai tu? Abbiamo un piccolo problema. Ad un bivio abbiamo preso la variante alta, quella più panoramica, però in questa tratta attrezzata la Cressy rimane giù. Quindi torniamo al bivio, che poi è qua sotto, e facciamo quella bassa. Eccoci tornati alla variante bassa e speriamo che torni presto in posizione panoramica, perché attualmente è immersa nel bosco. Per non farmi mancare niente, al bivio successivo dove i due sentieri si intersecavano di nuovo, sono tornato un po' indietro fino al piccolo tratto attrezzato di prima, solo che ora siamo in alto, effettivamente bastava buttarla su, e mi ero perso solamente questa spaccatura nella roccia, probabilmente fatta nella prima guerra mondiale. Ora torno di nuovo indietro, si vedrà meglio, magari sotto metterò tutta la traccia, e adesso andiamo finalmente in cima. Thank you.
avete visto, ci sono tutte queste guglie, questi pennacoli che sono veramente imponenti, veramente una figata. La Cressy intanto mi sta lasciando indietro. Sono sceso un po' dalla croce di vetta perché è veramente troppo affollata e mi sto dirigendo a un santuario qua sotto. Un paio di considerazioni per il sentiero delle creste che ho fatto in salita. È molto molto bello, lo consiglio un po' a tutti. C'è solo da fare un po' di attenzione sul tratto attrezzato e altri due punti dove ho preso la cresta in braccio e l'ho lanciata su per via di piccole roccette da arrampicare e ovviamente quando si cammina vicino al burrone. Per il resto è un sentiero normalissimo. Una volta lasciato il santuario, si prende questa strada a tratti asfaltata che ci condurrà fino al bivio che abbiamo visto all'inizio vicino al parcheggio, dove non ho lasciato la macchina perché ce l'ho ancora più giù. Io vi faccio gli auguri di buon anno da me, dalla Cressy, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!